Ciao a tutti, sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. In questo episodio vediamo di approfondire il discorso sull'uso delle armi corte ad una mano. Aggiungeremo nuove nozioni per scendere ad un livello più profondo della pratica. Iniziamo col dire che avere padronanza dei gesti del polso è fondamentale. In questo senso, le arti marziali orientali a mano nuda sono avvantaggiate, in quanto contengono un vasto repertorio tecnico in grado di utilizzare il polso in una maniera, per così dire, attiva. Familiarizzare con l'uso del polso in questo modo ci consente di sfruttare il vero potenziale delle armi corte ad una mano, facilitandoci la transizione tra mano vuota e mano armata. Questo potenziale consiste nel trasferire maggiore energia alla nostra arma grazie all'aggiunta di un nuovo anello alla nostra catena cinetica. Questo anello è rappresentato appunto dal movimento terminale del nostro polso. Quindi, di fatto la catena cinetica si allunga partendo dall'articolazione della caviglia fino ad arrivare appunto al nostro polso. Ciò ci consente dei colpi davvero molto molto più efficaci. Mi sembra il caso però di fare una piccola differenza di scopi tra armi da taglio ed armi contundenti. Il movimento finale del nostro polso, cioè l'ultimo anello della nostra catena, sancisce di fatto la fine della nostra tecnica. E sebbene non ci sia una grossa differenza fra l'utilizzo dell'arma contundente o dell'arma da taglio, bisogna però fare una netta differenza fra i metodi di impatto dell'una e dell'altra. Nel caso del bastone dobbiamo comprendere che la maggior parte della nostra energia verrà trasferita, grazie al nostro effetto frusta, proprio sulla punta dell'arma, quindi la zona di impatto sarà proprio quest'ultima. Per quanto riguarda la lama, invece, il movimento congiunto di gomito e polso agevola incredibilmente la fase di taglio della nostra arma. Durante la fase di impatto è bene iniziare dalla base e salire fino alla punta per sfruttare appieno il filo della nostra lama. Dovrebbe essere inutile specificarlo anche in questo video, ma lo faccio lo stesso. Cercate di allenarvi sempre con armi in legno, plastica o gomma, soprattutto se si tratta di lame. Mi raccomando, fate molta molta attenzione. È inutile farsi seriamente male per un allenamento, dove lo scopo principale dovrebbe essere quello di imparare e divertirsi. Prima di concludere questo episodio, un ultimo consiglio. Finché considerate l'arma come qualcosa di esterno al vostro corpo, non riuscirete mai a padroneggiarne le movenze. Dovete considerare l'arma come un prolungamento del vostro corpo, dovete diventare un tutt'uno con essa. Per far ciò, un ottimo esercizio consiste nel portarsi la propria arma di allenamento in giro per casa. Attenzione che non parlo di utilizzare le tecniche con l'arma dentro casa, altrimenti rischiate di far male a qualcuno o di rompere oggetti in giro per casa, appunto. Mi riferisco più che altro al semplice possesso dell'arma e ciò ha due vantaggi significativi, cioè familiarizzare appunto con l'arma stessa e riuscire a avere un'ottima propriocezione, dunque una capacità di familiarizzare anche con l'ambiente che ci circonda. In casa ci sono zone più o meno ampie, oggetti e a volte anche scale. Esse sono tutte occasioni per mettere alla prova la nostra capacità di portare un'arma in maniera funzionale ed efficace, in quanto è troppo semplice riuscire ad utilizzarla in un ambiente piuttosto ampio e libero da ostacoli, ma diventa complesso riuscire a avere anche ad esempio un'ottima estrazione dell'arma in spazi angusti dove, facendo due calcoli, accadono la maggior parte delle aggressioni.
Bene amici e amiche di Genkoshin TV, con questo io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, iscrivetevi al canale in modo anche da rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno a breve. E se volete dei contenuti extra, potete lasciare un mi piace alla pagina Facebook Genkoshin TV e seguirmi anche lì. Non resta che salutarci e ci vediamo alla prossima. Ciao!